Hola! Vedo. Bene, salve! Oggi vogliamo fare una sfida che gira su YouTube. In Italia non è cagata, perché in No, Italia gira sicuramente. solo merda. Perché non che questa sia oro, però. Sto dicendo come se facessimo la Chissà che sfida dire, del qui. effettivamente. È una sfida in cui con delle palline di cotone, come potete vedere, oh merda, me ne è già caduta una. Gatto è in agguato. C'è il gatto che. Sì. Emettendosi sulla testa una bacinella, bendati, con un cucchiaio bisogna prendere le palline di cotone, che sono leggerissime, quindi Non si senza sente. vederle non si sentono, e metterle qua. Bisogna indovinare quante se ne sono messe qua dentro e se sbagli, penitenza. Ovviamente chi ne fa di più in ogni caso E vince. come si chiama questo gioco? Cotton Ball Challenge. Cotton Ball Challenge. Sarebbe sfida del cotone, però noi in Esatto. italiano subito rendiamo, come i titoli dei film, li rendiamo tutti una merda. Sì, effettivamente. Cotton Ball Challenge, sfida del cotone. No, oltretutto in Italia cambiano anche il titolo del film, ma Esatto, ma non tenendolo in inglese, cioè io so che c'è un film che si intitola Wild Pink e l'hanno tradotto Sex Crimes, cosa dico? Ma sì, vabbè, Bene, cominciamo. comincia lui, ora ti bendo. Ora mi benda, siete spariti? Ci siete? Dove siete? Sì, non respirare. Magari evitiamo di morire per questo gioco. Non comprende la sfida di rimanere vivi. No, ecco, magari, quella è una prossima volta, semmai. Ci vedi? No, Quanti assolutamente sono? no. Boh, 5. Ok, non ci vedo. Ok, ciao Dani, uno cosa. Allora, in testa ti metti quello, il cucchiaio. Vede, sì. Sì, si vede. Se ti abbassi un po', maledetto alto di merda. Io guarda come mi Effettivamente. si vede bene, sopra c'è un metro. Tieni il cucchiaio. Qui, come vedi, c'è la ciotola. Sì. Parti, hai 5 tentativi. 5 tentativi. Qui c'è la ciotola. Sì. Uno. Due. No, non è caduto, l'ho sentito. Anziché la ciotola. Mi tira via un'ovaia. Ghigni, sto facendo un casino. L'ultimo tentativo. Indovina quanti ne hai messi? Boh. 2, 3, 3. Apri. Sei rimasto malissimo, amici. Amici di The Club, sarà difficile battere. Molto bene, ora vediamo la spiritosa Sì. quanti le farà, vediamo. Sto già ridendo a vedere quando vedrai il tuo video. Italia cucchiaio. Dani? Sì. Scusa. Non sapevo che Aspetta, mi hai scusa. strappato 5 capelli. La hair challenge. Ok. Prova a finire che. Ci vedi? No. Ci vedi? Sicura? Ok. Ti metti di qua, vero? Sì, mi metto di qua. Allora, Ok. questo è il cucchiaio, ce l'hai già in mano. Sì. Questa è la ciotola. Tieniti Aspetta, la ciotola qua in testa. dov'è? Ok. Ok, questo è il Ci cucchiaio. sono nella.
Nella ripresa? Sì, sì, assolutamente. Cioè, tramite tempo. Basta. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Ok. Secondo te quanti ne hai messi? Tre. Togli. Minchia. Sono sette. Non è giusto. Ho stravinto, ho fatto un 5 vinto. Secondo me bene, ho stravinto, quindi tocca fare la penitenza. Penitenza. La penitenza. Ma Puma, la finisci? Puma, fai cheese. Guardate che bel gattino. Che culo. La penitenza non è se mi muore con un gatto. La penitenza è... cosa potrebbe essere la penitenza? Mangiare una cosa che ti fa schifo? No. A parte che in casa non ne ho più ragione. Sta a casa sua, non è che c'ha. Ma poi questo... Sì, non è che gliene frega un cazzo a loro. Mangiatevi una pizza con noi. Devi fare un balletto. Sì. Sulle note di Orietta Berti. Scegli una canzone di Orietta Berti e devi ballarla proprio presissimo, come se fosse la tua canzone preferita. Ok. I pompini di Bijou. Scrivi su YouTube e canta. E ballala. I pompini di Bijou. I pompini! Non hai detto i pompini? I pompini! Sai com'è? Magari la Berti. Oh, logo, logo! La Berta ne sa! I pompini di Bijou, ma si può! Cioè, con allora, chi devo avere a che fare? I pompieri... In effetti ha più senso i pompini di Bijou che i pompieri. Se proprio andiamo a vedere. Natalino 8. 60.000 visualizzazioni, che cazzo è? Ma non c'è la cosa. Scrivo di Rita Berti, ne scrivo una. Una a caso di Rita Berti. Questo momento rimarrà epico. Non potevi dire tipi tipi di dove vai, no? Tipi tipi di dove vai, tipi tipi di... Che bel cucchiaio, quel manicomio. Rita Berti, come porti i capelli, bella bionda. Vai, vai. Ti presento. Ma non è la sua quella canzone? Quindi non c'è quella canzone. Ma ne avrà fatta una, che ne so io. Sei sicura che sei di Rita Berti? Come porti i capelli bella bionda, va benissimo. Te le porti la... Ma no, la TPT, scusa. Ok. Cioè, si sceglie anche la peggiore. Io non ho parole. TPT. Sì, il titolo TPT. TPT. Che cazzo è il titolo? Allora. Ladies and gentlemen. Daniele Loci... Si sentirà. Sì. Daniele Ciccio in TPTPT. Cover Orietta Berti. Sì, sì, bene, per forza persona. Vabbè. E però ti dici questo. Come ballo? Presissimo. Presissimo. Abbassati. Aspetta. Sì, però. Ora sto per svenire, mi gira la testa. Ok, perfetto. Okay. Stoppiamo sta merda. Stoppiamo sta merda. E ci possiamo ricomporre. Grande TPTPT di E salutiamo perché questo è il video Cotton Ball Challenge. Il video è finito, Cotton Ball Challenge. Ciao verde. Ciao ciao. Ciao ciao. Dunque, sta, guarda anche in cam, perché sta bagasciona qua, mi ha fatto uno scherzetto, io subito che non ho capito niente, e va tipo, bene, e ci lui, sta. Come hai fatto? Che esatto, bravo. Ci sta. Però sta bagasciona qua mi ha fatto fare la penitenza che non dovevo fare, perché già al primo cucchiaio avrò preso 10 cotoni. Cioè, cioè tipo fatto al primo cucchiaio. Che cazzo, cioè, quindi, è una palla un cucchiaio.
doppia. Ora, io la penitenza l'ho fatta, la lasciamo e vabbè. Ma la signora, ma questo lo metti nel video? Dopo, alla fine. Ah, lo metti alla fine. Sì. Ma la signorina, io ho detto alla signora, ma poi magari qualcuno guarda che cazzo vuol dire signora. Ma la dovevamo tre utenti di sì. Genova. Ma la signorina qui ora si farà una mega penitenza. No. Dunque, visto che... No. Visto che sono le 19:24, ora ci ordiniamo la pizza e poi mangiamo, poi se vai faremo un altro video. Ma lei rimarrà qui, intanto andiamo sempre via di qua, che sono le 4 del mattino. In piena notte, alla signorina, no, no, io no, farò no, vedere no, e ti costringerò a vederlo. Questo no, film no, qua. Dai, no. Dai, ma io ti ho fatto fare il TPT, tu mi fai fare... Mi dispiace, questa è la punizione perché hai fatto la stronza. Se no, che punizione mi avresti fatto fare? Se no, non lo so, ci avrei dovuto pensare, però probabilmente... Questa era la stessa, quindi... No, 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 però probabilmente ti avrei fatto andare di là in salotto dove c'è il fantasma al buio. No! Quasi, quasi meglio. Ma è la storia vera, vero no? Sì. No, no, col cazzo, no, 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 re. No, no, questa no. Ah, ok. Questa no. Prima leggiamata. L'ospedale psichiatrico di Mercy Falls sta per chiudere definitivamente i battenti dopo un secolo di attività. L'infermiera Amy viene inviata da Londra per dare una mano, ma si accorge subito che qualcosa non va. I bambini sono nervosi. No, i bambini mettono ansia, te lo dico. Sono nervosi, spaventati da qualcosa di intangibile, invisibile. Qualcosa che non dovrebbe neppure esistere. No, dai! Una presenza piena di dolore e di odio. Alcuni bambini la chiamano sorella. Dai! 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 No, vedi perché non si possono fare queste cose? Dani, no. No, no, ti faccio niente. Non abbiamo altra problema. È rimasto chiuso di tratto il resto dell'edificio all'ospedale, custodisce un segreto. E per proteggere i bambini, riuscendoli a portare nel nuovo ospedale, stanno in Madonna, dai, mi mette anche. Ma quella lì! È lì per prima! Dai, allora vedo prima gli effetti speciali. Così. Ah, cos'è questa cosa? No, no, però lo vedi. Questa è la punizione per aver fatto la stronza. Non dovevi farlo. Ma porca puttana! Non dovevi farlo. Io con quest'uomo come devo sai, fare? Sai, i commenti la fa, l'aspetti e se la deve aspettare molto. Ora può essere ho il numero di telefono per le donazioni che... Allora, una volta era a casa mia lei e la Luciana, il solito trio, e ho deciso di fargli vedere The Ring. No, ha deciso come? Ha tirato tutte le tapparelle giù. Vabbè. Ovvio, ma perché? Scusa, ma un film d'horror si può vedere con... Cioè, tu guarda che luce che c'è adesso. Poi guarda che merda, non è che me lo fa vedere ora. No, no. Più tardi, così stanotte entro tipo a casa. Ma scusa, un film d'horror si deve vedere al buio, quindi tutte le luci spente e deve essere notte, perciò l'atmosfera è guarda, proprio... non si vede neanche il meglio qua. È vero, è vero. Oh mio Dio. Stai sparendo. Stai già sparendo come... No! Che... Va bene, basta. Il video stavolta è davvero finito. Chiaramente, mentre lei vedrà il film, io la riprenderò perché vi devo far vedere le reazioni che chi avrà perché saranno esilaranti. Vabbè, chiudi, chiudi, te lo dico dopo. Ciao! Ciao!